Te lo so che fa ancora molto caldo e non hai voglia di truccarti, ma promettimelo, segui il video. Ci valorizziamo insieme in semplicissimi step con un make-up naturale che non peserà sulla pelle, te lo prometto, e che ti farà sentire bella, nella versione migliore di te in pochissimi step. Non mi credi? Segui il video. Ciao, sono Ambra e la intro era motivazionale perché mi è capitato nei giorni scorsi di non riuscire letteralmente a truccarmi per il caldo. Tu dirai, chi se ne frega, poco male. E invece no, è qua che vi volevo. Perché mi sono domandata, sarà stato il caldo davvero o ero io mogia? E siccome il mio canale ha un unico e solo intento, oltre che tenervi compagnia, regalarvi uno spazio di relax e leggerezza, anche quello di insegnarvi a valorizzarvi con poco, per vederci meglio e sentirci meglio, eccoci qua con un nuovo video. Vi faccio vedere cosa vado a fare io in semplici e rapidi step quando voglio vedermi meglio, più bella, più in ordine, più curata in pochissimi step. Ho già fatto skincare stamani e vado a preparare la mia pelle con un abbondante strato di protezione solare. Questo è il primissimo step di bellezza che non deve mai mancare. Ho già applicato la mia protezione solare Yepoda. L'amo perché è facilissima da portare in giro, ma soprattutto facile da riappiccare anche sopra il make-up. Ma a proposito di make-up, vi vedere assolutamente la novità in casa Yepoda: The Dewy Day, il fondotinta cushion che si può portare in borsetta, applicare, riapplicare durante le giornate. Fondotinta cushion così amato che è stato letteralmente mandato sold out e Yepoda ha deciso di ampliare lo shade range, la gamma cromatica. Sono uscite tantissime nuove colorazioni divise per sottotoni differenti, sottotono caldo, sottotono freddo. Ma è stata anche ampliata la gamma delle colorazioni, ne abbiamo 21 in totale. Abbiamo le colorazioni chiarissime, qua sul mio viso in questa clip vedete la colorazione numero 1 nelle sue declinazioni, divisa per sottotono neutro, caldo e freddo. Del primissimo lancio io utilizzavo la tonalità 2, perfetta per me, PS, l'ho finita. Mentre per questa stagione la tonalità perfetta per me è la N3 C. Intanto vado ad applicare la mia tonalità ed applicarlo è facilissimo. Basta infatti intingere il prodotto con dei tap, chiudere lo sportellino che mantiene protetta la formula, stemperare nell'apposito sportello e tamponare sul viso. Amo il The Dewy Day perché mi regala un effetto super naturale. La pelle appare subito coperta ma anche rimpolpata, infatti è ricco di attivi skincare. È un fondotinta infatti che contiene niacinamide che pian piano va a trattare le macchie, le possibili discromie della pelle, con un'azione rimpolpante, riempitiva, progressiva. Non dà effetto mascherone, non pesa e non si sente sulla pelle. La copertura che offre è stratificabile e ottima. Felicissima quindi che siano uscite ben 21 shades che vanno a coprire proprio le esigenze anche delle pelli più chiare. Finalmente abbiamo anche le proposte per le pelli più scure. Io amo l'effetto di pelle luminosa e rimpolpata, idratata, naturale, che pare struccata, che mi regala questo fondotinta cushion. E la cosa bella del Dewy Day è che possiamo portarlo in borsetta, riapplicarlo durante la giornata, ma anche una volta terminato il nostro fondotinta andare ad acquistare solamente i refill o perché no cambiarli in base alla nostra abbronzatura. Quindi copertura stratificabile a finish naturale, effetto pelle perfetta, glass skin alla coreana, SPF 30. Oli idratanti di nocciola, albicocca e jojoba che vanno a rimpolpare e a mantenere elastica e idratata la pelle. Anche arricchito di niacinamide e squalano vegetale, un mix perfetto per la nostra pelle. Fatemi sapere se l'avete provato, vi invito ad aprire il box informazioni o il commento fissato in alto. A proposito di shades, Yepoda mi aveva inviato anche la numero 6, che è questa, perfetta per le pelli scure. E io oggi, come ho fatto in settimana, vado a utilizzarmela come bronzer. Il secondo step del nostro make-up da tutti i giorni, infatti, è andare a creare un effetto bronzy look utilizzando The Dewy Day. In settimana infatti mi sono divertita a giocare con le shade più scure e la tonalità 6 è perfetta perché riproduce il colore di un bronzer che fa anche un po' di contouring. Questo è l'effetto sulla pelle. Ovviamente voi potete riprodurre lo stesso effetto con il vostro bronzer in stick o bronzer in crema. Io ho voluto farvi vedere quanto possono essere versatili anche le shade più scure.
Io le vado a utilizzare con molto piacere proprio per la grande sfumabilità. Quindi, liberissime di utilizzare il vostro bronzer. Il bronzer però è d'obbligo, perché scolpisce il viso, solleva i volumi e vi fa davvero tre quarti del look. Vado a coprire l'occhiaia, utilizzo due correttori, così vi faccio vedere questa tecnica di cui si chiacchierava nel video precedente. Ne prendo uno che vi consiglio parecchio, è il Sublime Concealer di Puro B, lo trovate anche su Amazon. La tonalità è la C2. Ed è una tonalità prettamente arancione, è proprio un arancione. Questo sarà il nostro colore di contrasto dell'occhiaia. Stiamo parlando di una color correction nella ruota dei colori. L'arancione è il colore complementare al bluastro. Ecco che andremo a coprire l'alone scuro e il possibile grigiore della nostra occhiaia con questo primo correttore. Vado con le mani perché questo è un make-up giorno velocissimo. Dopo aver coperto la mia zona, vado necessariamente a cancellare i possibili aloni arancioni del mio colore aranciato con un altro correttore che deve essere mezzo tono più chiaro del nostro incarnato, possibilmente luminoso che non crei stacco. Utilizzo il Born This Way Ethereal Concealer e vado a inframmezzare tutta l'area. Io di solito sul mio viso amo andare anche qua, sul mento perché ho un mento all'indentro e quindi portare un po' di punto luce in questa zona farà sembrare il mio ovale un po' più all'infuori, un po' più armonico. Se avete un viso quindi simile al mio, questo trucchetto potrà risultarvi parecchio utile. Sono andata anche in questa zona per dare un effetto lifting, ovviamente nel contorno occhi, e vado anche qua. Vado qua con un correttore leggero e dalla texture impalpabile. Vado ora a sfumare con una spugnetta, una blender. Inumidisco con un'acqua termale generica. Vado a lavorare il prodotto esattamente picchiettando come ho fatto con il mio cushion. Chiacchierato un pochino con voi, giusto il tempo che il mio correttore, che è molto leggero, non ha un'alta copertura, più che altro luminoso, potesse assestarsi un pochino. In questo modo l'ho reso leggermente più coprente. Altro trucchetto che vi passo se avete un correttore che secondo voi è poco coprente. Voilà, guardate quanto abbiamo cambiato il nostro viso con una base, un contour e portando un po' di luce. Sporco leggermente anche la mia palpebra. In questo modo vado a cancellare tutte le discromie che potrebbero farla percepire meno armonica all'esterno. Lavoro bene, pennello a caso, anche largo, come vi pare, e prendo un ombretto stravirale, ed è Space Cowboy, questo è stravirale online, ed è uno dei Moon Dust di Urban Decay. Questa è la colorazione Space Cowboy, è un color pesca barra pelle, farà sembrare la vostra palpebra struccata, ma darà un sacco di effetto bagnato, effetto luce, infatti contiene dei micro brillantini. Adoro questo colore perché dà un effetto bagnato, un leggero colore alla palpebra, un sacco di luce. E se avete una palpebra oleosa come la mia, eviterà che si formino lucidità della palpebra o anche peggio che il correttore si sposti creando quella pieghettina orribile. Ombretti effetto nudo come questo sono color pelle e hanno delle particelle riflettenti che sparpagliano naturalmente il prodotto facendo apparire il nostro sguardo acceso, curato, più fresco. Non serve essere brave o perdere tempo a sfumare mille volte. Ecco che oggi noi dobbiamo fare un trucco veloce che ci valorizzi con poco. Stoppo un secondo gli occhi qua e finisco la base. E ora vado anche a giocare con, io ne uso due, ma anche un blush andrebbe bene. Io ne uso due perché mi piace l'effetto che si crea unendo i nuovi blush filter di Huda Beauty. Peach Sorbet, un bel pesca, e l'altro che amo ed è Cotton Candy. Pennello come questo e sfumo. Anche in questo caso non trascino, ma picchietto. Se vi piace l'effetto, potete metterne un pochino anche sul naso. Ecco qua, abbiamo dato colore, tridimensionalità, definizione, abbiamo coperto le discromie. Arriva il trucco segreto. Io non amo indossare The Dewy Day con cipria. Credo che la bellezza di questo fondotinta cushion sia proprio questo effetto di pelle polposa, specchiata, che ti viene voglia di mordere. Però voglio creare una barriera che faccia durare al meglio il mio fondotinta. Quindi, prodotto famosissimo 3 Second Setting Mist. Prendo un respiro e spruzzo. Quanto non mi piaccia il profumo e la sensazione iniziale di questo prodotto, devo dire che boom, sigilla il trucco e
puoi fare a meno della cipria. Davvero un grande, grande prodotto. Prenderà anche il nostro trucco no transfer. Andiamo velocemente. Tiro in su le sopracciglia, sono la cornice del volto e siccome me non le avete molto folte, le avete un po' rade, è sicuramente la parte che vi invito a ritoccare. Basta qualche pelettino. Uso il pennarello Lift and Snatch di NYX. Voilà, mi basta così, ho già definito le sopracciglia che sono proprio la struttura portante dell'occhio. Andiamo velocemente, non vedo l'ora di farvi vedere la combo labbra. Prima faccio una cosa che vi consiglio se andate di fretta: mascara e poi andiamo ad apportare una lineetta di eyeliner. Sì, hai capito bene, prima il mascara e poi l'eyeliner. Andare a mettere prima il mascara e poi l'eyeliner, soprattutto se fai solo la coda esterna, ti faciliterà tantissimo il posizionamento della codina. È un trucco che i makeup artist non dicono, anzi lo danno come ordine sbagliato. In realtà è molto molto efficace, soprattutto se andate di fretta, siete incerti nell'applicazione dell'eyeliner. Allora, vado con il mascara. Questo è pazzesco, è il Pro Lash Lift Mascara di un mascara con questo pettinino e questo mascara dall'effetto sollevamento ciglia immediato, infatti si chiama Lash Lift perché riproduce il lifting alle ciglia e lo fa davvero. Un mascara anche veloce da tutti i giorni e guardate l'apertura che dà, predilige in curvatura e lunghezza a posto del volume, ma devo dire che l'effetto è stupendo. Amici, questo è l'effetto. Ora pennellino d'eyeliner, matitone che resista a tutto, questo è il mio solito di Nabla, lo sporco bene. Alla fine del mascara creo tratteggio all'insù, il mascara mi servirà come linea guida. Vado alla fine delle ciglia e faccio una codina all'insù. Posso anche alleggerirla sfumando con dito e la riprendo nella parte della rima ciliare inferiore esterna, leggermente. Se al vostro occhio sta bene o vi piace l'effetto, potete bordarlo tutto dal sotto. Sul mio occhio io creo solo questo bordino appena accennato che allunga lo sguardo, senza andarlo a chiudere, nel mio caso, per la mia tipologia e forma d'occhio. E coloro leggermente anche questa parte. Ora rimuovo ogni residuo dalle labbra perché andremo ad indossare la vera chicca, secondo me, di tutto il viso, ovvero un lip oil. Avete capito bene, un prodotto che idraterà le labbra, pH reagente. Ve l'ho menzionato nell'ultimo mio video dei preferiti low cost ID Revolution, te lo lascio qua in info box. È uno dei pochi lip oil che, oltre a idratare ed essere molto confortevole e piacevole sulle labbra, dà anche un ottimo range di durata alla colorazione che lascia sulle labbra. Dà l'effetto tinta labbra all'acqua, ma non secca le labbra. È veramente interessante questo prodotto e vi invito a scoprirlo. Però, come lo utilizzo io? In una combo labbra che crea un contrasto veramente bello. Matita super economica anch'essa, Rimmel cappuccino, matita stravirale che credo tutti noi avremo in casa. Creo il bordo esterno delle mie labbra. Segno le mie labbra leggermente in overline, ovviamente andando in overline solo in questa parte centrale, e mi ricongiungo nei labiali interni. E questo è l'effetto di cappuccino. Ora, questo è un lip oil, quindi non durerà come una tinta liquida che si ferma e si fissa, è un prodotto che idrata e dà colore. Ma come vi ho menzionato, la cosa che mi è piaciuta di questo colore pH reagente, quindi sarà un po' diverso rispetto al pH delle vostre labbra, è la tonalità che prende su di me, ma anche la durata del colore che rimane, tinge le labbra per un tempo davvero esteso. Andiamo a usarlo, lo applico solo al centro e lascio scorrere le labbra. E questo è il binomio che si crea. La cosa bella di questa combo labbra è che diventa sempre più realistica e sempre più sensuale e seducente mano a mano che va via. L'altra sera l'ho utilizzata per andare a mangiare la pizza, che tu dici la pizza era andato via. Piano piano, in base all'olio della pizza, io le prendo sempre con mille gusti, grassissime, io amo la pizza. E a un certo punto ho notato che anche pulendo le labbra la matita era andata, ma il colore era rimasto ed era un punto di fucsia rosa freddo davvero bello e soprattutto molto sexy. E voilà amici, se non avessimo fatto tutte le nostre chiacchiere avremmo realizzato questo make up molto bello, semplice e portabile in un circa 10-12 minuti. Fatemi sapere se il mio look vi è piaciuto, se i miei trucchetti vi sono risultati utili. Amo questo trucco, credo che sia bellissimo nella sua semplicità, perfetto per l'estate, veloce e semplice da realizzare ma anche da ritoccare, grazie ai nostri fondotinta cushion sui quali
proposito, se avete domande, vi leggo nei commenti, non esitate a chiedere. E che dire, amici, io vi saluto, vi ringrazio per aver scelto di stare in mia compagnia. Fammi sapere se con questo video sono riuscita a motivarti a vederti meglio realizzando un make-up nonostante il grande caldo. E noi ci vediamo alla prossima. Il mio augurio per voi è sempre il solito, il più speciale: non scordate di starmi bene. Ciao!